It's art. Buonasera a tutti, buonasera, salve. Che lei è bravissima, voglio fare un applauso a lei, ha letto una cosa bellissima, che io non sapevo nemmeno che era tutto su fatto carente, però no, ma allora prima di tutto avete donato? Voci di scema, sì o no? Sì, l'ha detto il 40%, l'altro 60%, so cazzo stanno a fare. Allora, questo va bene. No, perché Mulesse Capone, cioè la cosa principale, noi siamo qui e siamo emozionati perché stiamo contribuendo a vincere una gara importante, quindi siamo tutti, cioè se, noi ci dobbiamo riuscire per forza, però siamo, è bello se poi ci rivediamo un giorno, c'è pure Vittorio e là veramente rideremo tantissimo con lui, quindi quello è l'obiettivo che ci dobbiamo fare, voi dovete pensare a questo. Perché là poi ci incontreremo, voi sarete stimolati perché la strada non ci prendete proprio niente, quindi che già sta qua, quindi voglio dire, pure chi li sotto che ha cacciato non la caccia più, quindi è un investimento di felicità per il futuro che state facendo stasera e per il futuro di questo bimbo. Io sono brava, ci gli applauso quando vuoi tu, scusa, voi non dovete, perché avete tutto il nostro cadere, che siamo, è veramente un'atmosfera. Brava, un momento là ci abbiamo appicciato quando, ma che fumo per tutto quanto, vedi gente abbuccata così, è una situazione di, mi sembra, di catastrofe naturale, però io sono, tra le altre cose, è bellissimo che voi venite qua e donate, c'è sto slancio, sto cuore grande in un momento di grande difficoltà, che in questo momento nessuno, sembra che tutto quanto sta avendo un problema, però poi quando succede una cosa del genere poi i problemi sembrano finire, no? Un momento in cui dona, uno dona una cosa e non se ne fotte della crisi, no? Della crisi totale, in cui non è che dice, per esempio, stanno in crisi solo le persone semplici, no? Le persone come noi, per esempio, loro saranno, per esempio, loro sono proprio. Ma riservato, voi siete gente meglio che la rete, che sta riservato e prima dei figli. No, allora, ma ci per Paolo, che se la guarda fino non rompo cazzo. Allora, cioè voi, il polemico in coppa tutto quello che non sa, guarda fila e siamo uni alla chilo che sta la terza fila. Pure io se frego che chi sta la terza fila, però non c'entra. Cioè, la cosa. La cosa vera è che, amico mio, è una crisi totale, cioè non è che sei in crisi solo tu, quindi che se ti porto pigliare, perché tu sei in crisi, sapete, poi giù di moglie, che ha un rapporto con te da tanti anni ed è provatissima, però io la cosa, no, la, che sei moglie, quindi un male, io devo dirti, poveri di fuori, sta la moglie racca e un mare là, è lui che partecipa così. Io ti devo dire che ho crisi, mi hanno detto addirittura Flavio Briatore in crisi, tu immagini il milionario per eccellenza in Italia, mi hanno detto che è in crisi, ha chiuso il locale in Sardegna che si chiamava Billionaire, ne ha aperto un altro che si chiama Uscendeur, cioè il re della Formula 1, voi sapete il boss della McLaren dice allora che bene, che ci paragna, coppa McLaren mette l'impianto a gas, un pit sono popolare che fa un flotto. La crisi si vede dai giochi dei ragazzi, no? Secondo me pure Vittorio fa un gioco della proposta indecente per una cosa impossibile, io ci pensavo prima, per esempio tipo tra ragazzi, Vittorio chissà quanti volte ha fatto un gioco con un'amica, si tressa un uomo di arda e poi c'è una cosa che mettere in difficoltà, tipo faccio un esempio, si tressa un uomo di arda euro, quindi una cifra enorme, poi dici la cosa, 2 miliardi d'euro, ta facessa grossi bindi, il semi urnato sana ci pensavo. Dice Maronna, a me mi servono questi soldi, ma che è troppo, cioè si già faccio. Ma questa crisi che ci sta, sicuro tra anni 50 euro, una botte c'è adesso, o no? Secondo me tu si l'usinello si può affetto pure 35 euro da tutto, a reto teatro e te. È una crisi, dice non si può compare, poi non è che devi questo fatta la serata, perché la gente che ha moglie adesso. I faccio guai enormi, ma
La crisi si vede da tante cose, no? La crisi si vede dal fatto che uno veramente molte volte si cerca di andare a teatro. Ciò la cosa di donare è meraviglioso, perché uno cerca di sparare in maniera a teatro, a mangiare. Molti vanno su questi siti su internet, su Groupon, no? Cerca Groupon, ma voi che siete, tu quando pensi, tranne stasera, ma si dice meglio per oggi, no? Io posso. Voi lo sapete, 5 euro la cena completa, io l'ho provato, è buono, è ottimo, ma c'è un contraltare, cioè tu paghi poco ma ti trattano malissimo. Io in Svizzera ci ho pigliato un coupon, e il coupon sono andato in un ristorante, appena sono arrivato, buonasera, prenotato, in verità saremmo con coupon. Ma che cosa? Andiamo a trovare, guardi a fare, ma come per niente? Sono abituato ad ordinare la carta, mi si mette tutte cose nello stesso piatto, oggi mi si è cozzi più un caffè nello stesso piatto, un pacchetto si chiama poche cozze. Cioè, ma la cosa, ecco, io mi ho preso 30 miliardi di euro, siamo dal congio. Ma se andiamo andando che avevo indirizzato proprio idee, pure chi ancora non nasce, guarda, era una serata, la 12 volte, nel 13 euro, ma basta, fammate che andando, non ce la faccio più. Stanno pure giardino desi, non so, ci chiama le onde, non c'è proprio un pascione, gente morta, sono venuto, preferisce con me, la crisi, beh, tra altre cose, poi uno, io, un amico mi ha fatto coupon viaggio 50 euro, una settimana a Lignano Sabbiadoro, lui moglie e figlio, 50 euro, clamoroso, è tornato, ha detto, tanto come è andato a Lignano? Ma che Lignano, era Mugnano Sabbiadoro, una settimana dopo l'ho sempre. Ma questa, allora, ma io lo fa la crociera quest'estate, si sono abbassati i prezzi, le crociere piene, per colpa di Schettina, la Costa Concordia, avete visto ieri sera pure al report, che ha detto, che poi, avete visto, ha fatto la lezione antipanico alla Sapienza di Roma, tutti a polemizzare inutilmente, chi è proprio un rappresentante dell'antipanico, che quando ha funiano ma io se ne fu proprio, quindi, ma lui è arrivato alla Sapienza, ha detto l'amico mio che stava all'università, ha parlato, il rettore è andato incontro, capitano Schettino, se vuole andiamo dove sta la conferenza, dobbiamo prendere una navetta, ma non si scema, che poi ho fatto la crociera, cioè, siamo vicende terra terra, cioè pesce buio, cioè, pesce visti in terza fila, veramente, e ammazzamme, con tutto il rispetto, ammazzamme, cioè, ma c'è, cioè, io me l'ho accucciato prima, io volevo dire, sta famiglia che sta sempre uno che ci cava una spiaggia, papà, no, il mio capitano, dove è andato? Qui c'è trovato solo la cabina, il primo giorno all'addestramento, gente dei miei saviti, suonava una sirena che si faceva un fui e guardio. La cena di gala col comandante, gente signore faceva del burburiero comandante. Le escursioni non le facevano organizzate alla nave, facevano tipo ognuno, scendiamo solo noi. Prima stampandiamo un uomo nei porti di tutta Europa, non posso mai scordare Atene, scendete proprio qua prima un uomo e facendo un bicchiere. Ficinano, prego, chiedo scusa per vedere qualcosa di sfizioso. Ad Atene, dove possiamo andare? Potete raggiungere l'Acropoli. Scusa, al suo 11 allungamo, arriviamo a Battipaglia e accattiamo pure il mussarello. Viva Vittorio! Grazie infinite! Viva Vittorio!